adesso l'ultimo intervento è dell'onorevole Macaluso, che ringraziamo ancora tantissimo per essere qui con noi. Prego. Signor Sindaco, signori consiglieri, compagni ed amici dell'Associazione Prambolini, anzitutto voglio ringraziarvi per avermi fatto l'onore e il piacere di ricordare il 150° anniversario della nascita di Camillo Prambolini e di farlo nella sede del Consiglio Comunale di Reggio Emilia, città dove egli nacque e operò con tanti pionieri del socialismo italiano, seguendo la storia di questa provincia e non solo di essa. Le parole che abbiamo ora ascoltato ci ricordano che cosa ha significato appunto per questa città e per questa provincia l'opera di Prambolini. Io invece, diversamente dai miei cari amici che hanno parlato, avverto una particolare responsabilità nell'espletamento del compito che mi è stato assegnato e attengono anche al mio passato di militante del Partito Comunista Italiano, un partito che in certi momenti della sua storia manifestò posizioni settarie nei confronti della socialdemocrazia e i cui dirigenti usarono spesso un linguaggio sprezzante nei confronti degli esponenti più autorevoli del socialismo riformista. Una storia che non va né taciuta né enfatizzata, ma ripercorsa criticamente, e non averlo fatto in tempo, nel momento in cui si doveva, soprattutto dopo il 1989, ma anche prima, è una delle cause della crisi profonda in cui si trova oggi la sinistra. Tornerò a parlarne. Un secondo motivo di disagio risiede nel fatto che mentre ricordiamo un pioniere del socialismo italiano, nel nostro paese non c'è più un grande partito che richiami quella storia come suo patrimonio da usare per indicare nel secolo nuovo un cammino per capire se e quali sono le nuove ragioni del socialismo democratico in un mondo globalizzato. Globalizzato non solo nella finanza, nei processi di modernizzazione, ma anche nelle moderne e acute divaricazioni sociali e civili, di cui abbiamo una quotidiana e drammatica testimonianza negli sbarchi e nelle morti di tanti migranti. Divaricazioni che sono segnalate anche nelle grandi metropoli del capitalismo moderno in crisi, denunciate dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Un disagio ulteriore, lasciatemelo dire, è quello che ho appena accennato, sta nel fatto che ricordiamo un uomo che della politica e del partito politico, con una predicazione che fu definita evangelica, fece la leva per emancipare le masse popolari oppresse, mentre oggi si avverte una crisi più complessiva della politica, del sistema dei partiti a cui la Costituzione assegna un ruolo centrale. E a me pare che nei confronti di questa deriva non si manifesti una reazione adeguata nel corpo sociale e da quella che si definisce società civile, nel mondo stesso della cultura. Questo disagio si intreccia però alla speranza e alla fiducia nelle nuove generazioni, alle quali abbiamo il dovere di trasmettere una memoria volta a costruire il futuro. In questo contesto va ricordata appunto l'opera di Camillo Prambolini, dei suoi compagni, primi fra tutti Filippo Turati e Giacomo Matteotti, che tesero a trasformare movimenti sociali, anche tumultuosi, circoli e associazioni operaie, in un partito con forti riferimenti ideali e programmatici, dotato di un insieme di valori e di culture tali da prefigurare una società futura costruita passo
dopo passo, con la lotta, l'iniziativa politica e parlamentare in una visione gradualistica. La nascita del Partito Socialista fu anche un momento essenziale nel complesso e contrastato processo di unità nazionale. La politica è la battaglia delle idee, quindi per combattere la conservazione e la rassegnazione, il localismo e la frantumazione sociale furono punti essenziali di quel partito. Quando non solo la destra, ma da sinistra oggi, si dice che il Novecento si è chiuso, col Novecento si è chiuso il secolo delle ideologie e si è chiuso il secolo del compromesso socialdemocratico, non lo si dice per rinnovare e riproporre un percorso che ha trasformato e civilizzato l'Europa, influenzando anche il resto del mondo. No, si vuole cancellare una storia, quella che Prambolini cominciò a scrivere con le battaglie emancipatrici e municipali combattute anche qui a Reggio Emilia, in uno con quelle del grande movimento della sinistra europea. Battaglie sociali che si intrecciano con quelle che volevamo affermare, le libertà democratiche e civili. Basta ricordare la lotta per il suffragio universale. Su questo punto le vecchie classi dirigenti italiane non si sono mai smentite. Il loro orientamento era ben espresso in quegli anni dal Corriere della Sera, che nel 1980 e anche dopo affermava: la monarchia parlamentare è una macchina delicata, il suffragio universale è troppo rozzo per maneggiarla. E chiariva questo concetto. Mettere la monarchia parlamentare, diceva il Corriere della Sera, nelle mani del suffragio universale è come affidare un cronometro a un selvaggio. Il Partito Socialista nasce in questo clima ed esprime l'esigenza di dare forza alla politica, esigenza che ha segnato tutta la storia della sinistra italiana. Oggi invece verifichiamo una caduta di questa caratteristica. Mi riferisco alla politica anche di sinistra, contro la cosiddetta partitocrazia, i partiti ideologici, la storia stessa dei partiti della sinistra. Non è vero, questa è la mia opinione, che la crisi della politica si manifesta come crisi dei partiti ideologici. Al contrario, la crisi della politica nasce dal fatto che i partiti, i loro gruppi dirigenti, penso soprattutto a quelli della sinistra, non sono stati in grado di rinnovare le loro ideologie, intese non come regole astratte e immutabili, ma come un insieme di valori, di idee, di culture, che animano progetti politici da fare camminare nella quotidianità della lotta, nell'organizzazione degli interessi del popolo, nell'amministrazione della cosa pubblica. E farlo con il fine di dare soluzione concreta ai problemi che la vicenda della vita, soprattutto dei lavoratori, pone in ogni momento, conquistando così giorno dopo giorno il consenso e la fiducia del popolo. E fu proprio questa concretezza, ricordata anche in questa riunione, che spinse le classi dominanti e i governi reazionari a scatenare una repressione violenta dei movimenti che sul finire dell'Ottocento insanguinarono l'Italia da Milano alla Sicilia.